di Svizzera, la bandiera di Svizzera è una cosa che mi tirava nella testa e nel cuore da tanto tempo. Ancora dai tempi del teatro avrei voluto fare una messa in scena di questa novella. Allora l'avevo letta con grande interesse sul concetto che questa novella tiene un sacco di temi diversi. Uno di questi che mi aveva colpito allora era il doppio. Svizzera e Freud erano molto vicini, si conoscevano bene, erano amici, e il concetto del doppio, quindi Svizzera l'ha sviluppato in varie cose, doppio sonno, compagnia bella. Ed è una delle cose che mi ha sempre colpito. Il primo spettacolo del teatro dell'Irene, non si chiamava ancora Teatro dell'Irene, era un Faust, tanto per cambiare, Mefistofele e Faust. Andando avanti nel tempo, ho scoperto nella novella di Svizzera tutte insieme di cose, tra cui questo concetto del passaggio del tempo. Credo che, come dice giustamente Toni, sia uno dei romanzi più crudeli sul passaggio del tempo. Schnitzler si inventa addirittura una scena di un duello tra i due rivali. Casanova, il giovane tenente, completamente un corcovetto, uno giovane che si confrontano. Casanova, che giustamente, come dice Fabrizio, rubo le battute agli attori, come dice Fabrizio, realizza di essere vecchio solo quando vede se stesso morto in terra, cioè il giovane tenente. Questa cosa mi ha fatto molto pensare e ho pensato che però invece di raccontare solo Casanova potevo rilanciare il concetto di doppio pensando a un altro esecutore che non è Casanova ma un regista in qualche modo è un esecutore, deve esserlo, e raddoppiare quindi il concetto di doppio. Quindi la storia è diventata la storia di un regista che non è in crisi creativa per niente, anzi vuole rimanere, ha un sacco di invidia verso i giovani che arrivano, e questo è molto ridicolo, secondo me, lo prendiamo anche un po' in giro, no? Di un regista che è in crisi però a livello umano. Prima Tony ha detto una cosa che di rubo, così ho finito di rubare. E cioè ha detto una cosa molto bella, però se la vuoi dire tu sulla vita che in qualche modo. Buonasera, intanto complimenti a voi per le conferenze, non si Vai nella città allegra, numerose piccole, non corsa. No, a proposito del tuo personaggio, sì, dicevo che da qualche parte uno scrittore, una frase molto bella attribuita ora a uno scrittore o a un altro. E questa frase dice: la vita è ciò che ci accade mentre ci occupiamo d'altro. In realtà Leo Bernardi si sta occupando ossessivamente del suo film, della sua vanità, della sua carriera, e mentre si occupa ossessivamente, come ha fatto tutta la vita, di questo, la vita prende il suo spazio, gli va incontro e lui goffamente cerca di barcamenarsi tra quella che considera essere tutta la sua vita, che è la professione. È la vita vera che è l'incontro d'amore con una ragazza più giovane di lui che con il mondo del cinema non ha niente a che fare. A questo proposito aggiungerei che secondo me il film in questo senso, ma questo lo pensavo adesso, mi viene in mente ora, una cosa così originale, dà un suggerimento bello. Io vedo con preoccupazione che 7 ragazzi su 10 vogliono fare o i registi o gli attori. E Dio sa invece di quanta competenza abbiamo bisogno in tante altre professioni.
E questo film suggerisce che probabilmente la vita intesa in questo senso, perché non è questione di stabilire se è più importante la vita o più importante il cibo, perché questo francamente mi sembra appartenere a una retorica. Quello che suggerisce il film invece è che molto spesso, in certi momenti, la vita corre più veloce del cinema, si gira verso il cinema e gli fa Maranao. E questo è esattamente quello che accade a Leo Bernardi, e quello che con grazia Gabriele racconta.